Buonasera, per il canale YouTube di Federico Galterio e Radio Antena Verde, la rubrica La Parola. Siamo nel lungomare di Scaurici, precisamente nella piazzale ex Siecio, mattonificio viene chiamato anche, e perché in occasione di una esibizione acrobazie di auto. Ce ne parla la signora? Mi è Susi. E lei vedo che è vestita proprio da autista, sì, e ci descrive un po' qualcosa? Eh sì, lavoro anche io nello spettacolo, faccio delle sequenze dei test e coda sincronizzati con tutto il team, con gli altri piloti, di cui uno è mio marito e l'altro mio nipote, quindi è un team diciamo in famiglia, perché è uno spettacolo di generazione tramandato da padre e figlio, parliamo degli anni 68 che è arrivato per la prima volta qua in Italia. E poi mano a mano, logicamente, vedere la voglia che gli altri ci hanno visto, ci hanno copiato, quindi ce ne sono anche tanti altri che fanno questo tipo di spettacolo. Quindi oggi lei ci dimostra che non è vero che donna al volante pericolo costante, perché è un pericolo per noi che guardiamo? C'è pericolo, si corre il rischio? No, assolutamente no. C'è sicurezza? Sì, la zona dove c'è il pubblico è delimitata da dei cancelli, quindi non possono accedere all'interno dello spettacolo, del circuito. Lo spettacolo ha una durata di un'ora di spettacolo, con sì. Piccolo intervallo, ovviamente. Un piccolo intervallo di 10 minuti circa, e poi logicamente in base al pubblico che c'è lo spettacolo. Quindi avete ereditato questa attività e con piacere l'ho portata avanti. Sì, continuiamo a portare il nome avanti, lo stunt team di Bizzarro. Davide Bizzarro. Davide, e anche Bizzarro. Su Facebook ho scritto e chiesto amicizia, sì. Davide Bizzarro. E la macchina che dà più successo, che è più seguita dai ragazzi? Ah, noi usiamo tutte BMW, poi c'è chi ha cambiato, però noi continuiamo a mantenere quel marchio. Quel marchio lì, e poi normale, ci modernizziamo in base agli anni, iniziamo a prendere anche noi delle macchine nuove, delle auto nuove, proprio per anche l'immagine di non avere delle auto vecchie, logicamente. Che non essere anche brevettate, sicuramente. Ma no, sono delle macchine normali, delle macchine che camminano su strada come ce l'hanno tutti quanti. Noi l'unica cosa che facciamo è che blocchiamo il differenziale. E per poter fare queste sequenze. Quindi lei se ne intende anche di meccanica? Qualcosina. Sicuramente sì. Qualcosina. Ho visto l'altra sera a Forni, perché avete tenuto pure uno spettacolo a Forni, sempre in provincia di Latina, nel Basso Lazio, per chi non conosce il territorio. Sì, la settimana scorsa siamo stati con ruote di qualche quintale, un bel po' pesa, vero? Ogni ruota che ho visto di quel mezzo che era in esposizione all'esterno. No, direi una bugia, non ho idea. Come pesano lo sapete. Comunque pesano abbastanza. Abbastanza. E altre hanno ruote quasi normali, penso, le altre macchine. Sì, sia le auto, e di cui alla fine dello spettacolo c'è cioè con il camion su due ruote, che non è che lo fanno tutti, qui in Europa ce ne sono rimasti, in Europa ce ne sono pochi, due o tre al massimo circa. E non è come le macchine che magari qualcuno può provare a. È impossibile. Buttarsi è un azzardo, sì. Cioè guardare sì, ma non copiare, perché è impossibile. Ma ci sono quelli, c'ho l'esperienza, e se si vuole, c'è chi si fa male, chi magari anche sì, certo. Voi quindi scegliete degli spazi liberi come questo qua, di solito che 200 metri quadri forse circa chiedete ai comuni, alle amministrazioni? No, 200 metri quadri occupa soltanto la tribuna, anche di più. E poi ci adeguiamo noi in base agli spazi, proprio per poter portare questo spettacolo, che non ce ne sono tantissimi in Italia, ne sono due, di cui uno siamo noi, che stiamo girando tra centro Italia e andiamo giù basso Italia, e l'altro si trova in Sicilia. Quindi in Italia ce ne sono soltanto due che girano, due spettacoli, due team. Il percorso prossimo quale sarà? In provincia di Benevento o Caserta? Casaggiove, Caserta. Caserta. E poi dal girate al 5. Quindi scendete l'Italia in pratica, fate la penisola avanti e indietro, dove ovviamente le amministrazioni. Facciamo Caserta, poi dovremmo andare a Benevento, Avellino, Salerno, facciamo un po' di città. Ebbene, noi vi seguiamo come giornale radiofonico anche scolastico, perché ho dei ragazzi qui che dovrebbero essere presenti, un gruppetto ovviamente, per assistere a questo evento che dopo pubblicheremo sul giornale nostro, sia online che cartaceo. Grazie. Bene, grazie. Abbiamo fatto un'altra intervista e purtroppo il vento era talmente forte, soffiava, che ha disturbato, ha annullato la voce, la nostra voce. Il video precedente. Perfetto, grazie. Grazie. Buone cose. Mi dice che ci ha provato.